Andrò insieme con i miei fratelli, il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo e l'arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia Hieronimo, per esprimere vicinanza e solidarietà sia ai profughi sia ai cittadini di Lesbo e a tutto il popolo greco, tanto generoso, nell'accoglienza. Chiedo per favore di accompagnarmi con la preghiera invocando la luce e la forza dello Spirito Santo e la materna intercessione della Vergine Maria. Un gesto inaspettato che getta uno spiraglio di speranza nei cuori di quanti sono in fuga dagli orrori della guerra e non di rado si vedono rifiutata ogni aspettativa per il futuro. La visita di Papa Francesco nell'isola greca di Lesbo non solo richiama la comunità internazionale all'accoglienza, ma rimarca anche la missione di tutti i cristiani a farsi prossimi a quanti sono nel bisogno. Con noi il giornalista greco Dimitri De Lionanes. È importantissimo questo gesto perché si vede nei fatti la collaborazione delle due chiese su un argomento che le unisce, cioè su, sull'assistenza uh, spirituale ma anche materiale a questa povera gente, a questi poveri profughi. Non più un dialogo ecumenico che riguarda questioni ecclesiologiche che si sa che dividono le due chiese o questioni eh, del dogma che man mano che passano gli anni dividono sempre di meno, ma... Una collaborazione fattiva su un argomento scottante che riguarda i, tutti quanti i cristiani, secondo me è un passo importantissimo nella collaborazione e nella fraternità tra le due chiese. La visita del pontefice arriva in un momento critico. Secondo quanto ha reso noto la scorsa settimana l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, oltre 22.000 bambini migranti e rifugiati sono rimasti bloccati in Grecia. Seppur breve, ha sottolineato il direttore della Sala Stampa Vaticana, padre Federico Lombardi, il viaggio della misericordia di Papa Francesco rappresenta un forte richiamo alla responsabilità e alla solidarietà su un'emergenza tanto drammatica. Le due chiese faranno quello che devono fare le chiese, cioè rivolgersi alla coscienza eh, del, della gente e ovviamente in maggior, maggior misura alla coscienza di chi comanda. Sicuramente il gesto del pontefice, del patriarca e anche dell'arcivescovo della Chiesa di Grecia di essere presenti lì, eh, attorniati da, da, da questa povera gente, da questi rifugiati, sicuramente si suonerà come un rimprovero. Nonostante le tante difficoltà dovute soprattutto ai lunghi anni di crisi economica, la Grecia sta rispondendo all'emergenza con grande umanità e generosità. Le case dei greci si sono aperte, eh, ci sono migliaia di volontari, di giovani, anche meno giovani, che si danno da fare per, per, per dare il minimo di assistenza a, a, a questi eh, rifugiati, a questa gente che fugge dalla guerra. Eh, quello che manca è ovviamente il sostegno diciamo così, da parte dei nostri partner europei che, malgrado le promesse, finora sono stati piuttosto, piuttosto avari nel eh, sostenere materialmente ma anche politicamente il governo greco in questo suo sforzo.